quando viene varata la legge Pica il 15 agosto del 1863, da tre anni il mezzogiorno continentale è in fiamme. Due distinti fenomeni qualificati eversivi dal governo italiano dell'epoca si sono saldati: una gigantesca insurrezione contadina, finora mai studiata, e quello che poi è stato definito il grande brigantaggio. Ovviamente la stampa estera intervenne con una certa attenzione. Perché? Perché era appunto la scoperta di un mondo che si credeva che non esistesse più. Dall'ottobre 1860 in poi i comandi militari provinciali avevano massicciamente usato le fucilazioni. Fino all'entrata della legge Pica probabilmente noi abbiamo tra i 7.000 e i 20.000 fucilati nel mezzogiorno continentale. Ecco che diventava utile reintrodurre la pena di morte in modo surrettizio, senza abolirla ufficialmente per i reati politici. In che modo? Inventando il nuovo reato di brigantaggio. Un reato politico comunizzato, cioè ridiventato comune. Quando la legge Pica decade, il 31 dicembre 1865, il bilancio al sud è drammatico. È destinato a peggiorare ancora, almeno fino alla fine del decennio. Tra repressione dell'insurrezione contadina, repressione del grande brigantaggio e repressione del piccolo brigantaggio, che è lo stesso fenomeno però per gli anni che dal 1866 vanno fino al 70, si oscilla tra un minimo di 17.000 fucilati e un massimo di 78.000 fucilati. Nei rapporti iniziali non viene citato il numero. Sono stati fucilati dei briganti, ho catturato dei briganti e li ho fucilati. Non abbiamo cifre esatte perché l'applicazione della legge Pica comportava anche la censura di guerra in tutti i territori proclamati in stato di brigantaggio. Per cui, vigendo la censura, i giornalisti, italiani e stranieri, non potevano circolare in zona di operazioni militari. E addirittura anche i deputati non potevano circolare. Effettivamente c'è una certa ferocia che colpisce, sono stati descritti anche episodi di cannibalismo, la repressione del brigantaggio o delle popolazioni che fiancheggiano il brigantaggio nel 61 non è rivolta a colpire il fenomeno del brigantaggio, ma è rivolta a intimidire la popolazione. La vita del contadino o la vita del soldato sull'Appennino, dell'Appennino meridionale, erano qualche cosa che noi oggi non difficilmente comprendiamo. Era gente abituata a vedere la morte. La morte e la crudeltà. Nel contesto in cui divampa questa che in molti hanno definito una vera e propria guerra civile durata quasi 10 anni, un ruolo fondamentale lo ha il tracollo dell'economia del Sud all'indomani dell'unità nazionale. Perché l'impoverimento reale delle masse contadine nel mezzogiorno, le insorgenze armate, la diffusissima renitenza alla leva militare, che prolungò di fatto per anni sotto diverso nome la questione dei prigionieri di guerra, sono tutti fenomeni strettamente connessi, parti e frammenti di uno stesso discorso che racconta il tramonto definitivo di una intera epoca, di tutto un mondo. La trappola da evitare a livello di rappresentazione del Mezzogiorno d'Italia alla vigilia dell'unità è quello di rappresentare questa parte del paese come una specie di terzo mondo dell'epoca, un'Africa o un inferno di arretratezza. Eppure è proprio questa l'immagine che la vulgata maggioritaria sul Risorgimento ha sempre tramandato. Quella di un Sud arretrato e dominato da una monarchia reazionaria e assolutista. Una immagine che è in parte una forzatura utile a giustificare la campagna del 1860-61. È in gran parte una costruzione voluta dagli stessi esuli meridionali. C'è tutto il coté degli ex emigrati
emigrati dopo il 48, che devono, secondo me, legittimare il fatto di sentirsi commissari piemontesi in casa propria, e quindi tendono a presentare a fosche tinte la realtà meridionale. La vulgata retorica è quella della patria, no? Della patria che deve unire tutti, e ci sono queste immagini, l'immagine dell'Italia turrita, l'immagine dell'Italia delle 100 città, sono tutti artifici, se vogliamo, retorici, che servono proprio a dare un immaginario collettivo nel quale identificarsi. E quindi poi portare a termine questo processo di nazionalizzazione delle masse. E secondo alcuni non è la nazione che crea lo Stato, ma è lo Stato che crea la nazione. Così, dal maggio 1860, il Regno delle Due Sicilie comincia a pagare il prezzo di una serie di scelte che si riveleranno fatali. Una politica interna paternalistica con il popolo e miope con i ceti medi, e una politica estera troppo isolazionista per un paese così piccolo, per di più al centro di un Mediterraneo in cui si avvicina l'apertura di Suez e tornano ad incrociarsi giganteschi interessi geopolitici. Eppure, alla vigilia dell'unità, il regno è anche lo Stato italiano con l'economia probabilmente più solida. Esisteva una disseminazione di imprenditoria di un certo interesse che sarà messa in crisi da una serie di processi e di scelte fatte dal nuovo Stato. Il Sud aveva delle tradizioni produttive antiche e naturalmente aveva anche dei luoghi di eccellenza. L'industria meccanica, l'industria cantieristica era un'industria avanzata, come era avanzata quella di Genova. I due grandi centri della cantieristica italiana erano Genova e Napoli. Il primo ponte sospeso d'Italia, la prima ferrovia, il primo battello a vapore, alcuni dei più grandi insediamenti manifatturieri, le finanze pubbliche più in buona salute e i due terzi della moneta circolante in tutta la penisola. L'elenco dei primati duo siciliani alla vigilia dell'unità è lungo, in parte abusato o travisato, ma anche complesso da leggere in un paese comunque segnato da profonde fratture sociali e territoriali. Quando il Sud entra a far parte della compagine nazionale, naturalmente è il Nord che dirige le danze, nel senso che sono i ceti dirigenti del Nord a pensare alla politica economica del paese. Ed è una politica economica che immediatamente danneggia il Sud. Ma a parte il gigantesco aumento della pressione fiscale conseguente all'unione del paese meno indebitato d'Europa, il Regno delle Due Sicilie, con quello più indebitato, il Piemonte, all'indomani dell'unità è soprattutto l'immediata adozione delle misure fortemente liberiste sponsorizzate da Londra e Parigi a far crollare la gran parte dell'industria nel Sud, non in grado di reggere la concorrenza una volta perduto il sostegno delle politiche protezionistiche dei Borboni. Mentre molte industrie del nord si ripresero dopo la batosta liberista degli anni 60 e 70, molte imprese del sud non si ripresero, se non parzialmente, ma altre chiusero. Il grande problema del sud è questo, cioè che a un certo punto, di fronte al fatto che l'industria del nord si organizza e ha capacità competitive, e gli imprenditori meridionali si convertono all'agricoltura. Quindi il rafforzamento di un'economia industriale, tra l'altro in un'area territoriale molto ristretta, il triangolo industriale, ha creato le condizioni per una deindustrializzazione del Mezzogiorno. Un quadro ben sintetizzato dalla situazione dell'ex capitale del regno subito dopo l'unità. Con l'unità, una grande capitale europea, Napoli è la terza città d'Europa, nell'ordine Londra, Parigi, Napoli, una grande capitale europea viene ridotta al rango di capoluogo di provincia. Diventerà un comune come tutti gli altri, perdendo tutta una serie di realtà economiche e sociali importanti, la zecca per fabbricare la moneta, le industrie legate alla produzione di divise per l'esercito. Spariscono i ministeri, spariscono le ambasciate, sparisce la società di corte, spariscono dalla sera alla mattina probabilmente 30.000 posti di lavoro collegati all'esistenza di una capitale.
e soprattutto un quadro che si andava caricando di fortissime, esplosive tensioni sociali, che infiammarono tutto il decennio fino al 1870, per poi sfociare in un interminabile flusso migratorio. Tra il 1870 e il 1913, 5 milioni di persone vanno via. Non è casuale, c'è quel famoso slogan molto tragico, o briganti o emigranti. Finisce la storia del brigantaggio nel 1870, grosso modo, e inizia quella dell'emigrazione. E gente che partiva dal sud fino al 60 non se ne conta nessuno. Non c'è un dato di un solo emigrante. Ho studiato i fasci della polizia che controllava le entrate e le uscite del regno. C'era gente che veniva a lavorare da noi, ma non c'era gente che partiva dal sud per il resto dell'Italia e del mondo. Questa cosa vorrà dire pure qualcosa. Dicono i professori universitari che poi non c'erano le navi. Ed è una delle cose più comiche alle quali che siamo stati costretti a sentire in questi anni. Le navi c'erano. C'era una nave che in 26 giorni partiva da Napoli e arrivava a New York. Solo che con il Borbone, con Ferdinando II, portava le nostre merci a New York. Subito dopo l'unificazione italiana ha portato la nostra gente, è lì la differenza. È in questo tessuto sociale ed economico, devastato e segnato da una repressione militare quasi decennale, condotta contro briganti, ex soldati borbonici, ma anche contro la stessa popolazione civile, che a sud si va formando la nuova identità nazionale. La repressione creò un vulnus profondo e a lungo rimasto, come dire, non sanato tra lo Stato e la popolazione meridionale. E questo ha portato ad una fragilità del consenso del nuovo Stato in una parte stessa dell'Italia, condizionando anche le politiche. Lo Stato italiano nasce con questo grave deficit egemonico. L'Italia impiega qualcosa come 30 anni per pacificare queste regioni, ecco, questo non va dimenticato. Purtroppo Torino, che ha saputo vincere una guerra non dichiarata, non ha saputo vincere la pace. I massacri, le deportazioni, il carcere, la leva obbligatoria che toglieva per 5 anni i giovani, diciamo, validi alle famiglie contadine, è stata una ferita mortale impressa nella carne della popolazione meridionale. Ed è in questo clima che la vicenda dei prigionieri di guerra non si risolve affatto con il marzo 1861, ma si trascina in forme diverse ancora per anni, affollando le carceri italiane e spingendo il governo a progettare una sorta di soluzione finale per deportare all'estero i detenuti. Un progetto che creò qualche imbarazzo diplomatico e rimase sulla carta. Nel decennio che va dal 60 al 70, fino a quando poi i sovrani napoletani lasceranno Roma per andare in esilio a Parigi, il governo piemontese ebbe sempre dei grossi problemi con questi soldati, anche se il fenomeno poi ovviamente va scemando, ma ancora nel 70 c'erano ancora soldati napoletani in questi due campi. Quelli che resistettero continuarono ad essere detenuti nelle strapiene carceri italiane e si cercò addirittura una soluzione di smistamento un po' all'estero, cercando accordi in altre nazioni, già nel 1867 con il ministro Menabrea si cercarono degli accordi per portare nel Bormio questi detenuti. Ci furono progetti per allontanarli ancora di più questi uomini, addirittura verso la Patagonia. Gli accordi però furono difficilmente attuabili, c'erano delle difficoltà pratiche, soprattutto si teneva ben in conto la possibilità di critiche da parte della diplomazia internazionale, degli stati amici. In fondo lo Stato italiano era stato riconosciuto soltanto da pochi anni dalle grandi nazioni mondiali. Quando l'11 maggio 1860 Garibaldi sbarca a Marsala, ha subito dalla sua parte i campieri, le milizie baronali, la borghesia urbana, persino una parte importante del popolo. Ma appena 8 anni dopo, con ancora negli occhi i fallimenti in Aspromonte e a Mentana e la stagione della durissima repressione nel Mezzogiorno, così scriveva l'anziana amica Adelaide Cairoli. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male. Nonostante ciò, non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio.